giornata, signori, bentrovati insieme fino alle 14.30, giornata di scioperi oggi, tante le notizie, ora rendiamo conto di tutto. Assieme a Filippo Barberis, viene a trovarci, consigliere comunale PD, come sta? Benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere qui. Ghezzi, coordinamento provinciale, PDL, invece siamo in quel della Brianza, Monza, benvenuto anche Ghezzi. Marco Cappato, consigliere comunale, Radicali, grazie di essere qui. E Igor Iezzi, che... ancora adesso c'è scritto segretario provinciale, no? Rimane segretario, ma la novità è che, così abbiamo il primo titolo, Salvini lascia, notizia appunto di questi giorni, lascia il Consiglio Comunale dopo 20 anni e entra Igor Iezzi, che quindi diventerà il nuovo consigliere comunale dei 4 della Lega, lei sarà il 4, e esordirà in quel di... quello di San Vittorio. Perfetto. Spieghiamolo, perché venerdì il Consiglio Comunale fa una seduta lì per vedere la situazione, no? Sì. E cos'è lo scopo di questo Consiglio Comunale? All'ordine del giorno ci sarà la creazione del garante dei detenuti, si discute anche di una commissione tecnica per verificare le condizioni del carcere. Certo. In generale credo che sia un segnale di attenzione importante da parte del Comune, in più personalmente... Ma tutti, cioè tutti e 48? Il Consiglio Comunale si può tenere anche fuori dalla sede di Palazzo Marino, basta che ci sia la volontà politica per farlo. Quindi sarà una riunione del Consiglio Comunale vera e propria. E noi saremo lì a vedere, tra l'altro. Personalmente aggiungo, prendo un attimo su questo, visto che il Presidente della Repubblica ha parlato sulla questione settimana scorsa, non è, a volte si dice c'è sovraffollamento, non si sta bene nelle carceri, la situazione è un po' diversa e peggiore, cioè noi siamo il paese più condannato dalla Corte Europea dei Diritti Umani, cioè l'Italia è uno Stato criminale abitualmente per quanto riguarda il carcere e la giustizia. Si sta discutendo in questi giorni della legge anticorruzione, qualsiasi magistrato vi può dire che il nemico di qualsiasi inchiesta sulla corruzione è la prescrizione. Perché, e quindi vedrete la situazione, si parla anche di uno spostamento di San Vittore da quella zona invece metterlo fuori città, insomma sono tanti temi, primo su tutti quello che San Vittore è particolarmente affollato. Domanda per Iezzi invece, Salvini ha lasciato, va bene, ci ha messo un po' però a farlo, perché l'aveva detto in la doppia carica non ma va no, bene. Lui è stato eletto a giugno come segretario nazionale. Seguito, aveva alcune cose da seguire che aveva iniziato lui, giustamente. Io stesso gli ho chiesto di aspettare un attimo in modo che non mi trovassi catapultato in mezzo a una discussione già avviata. Non sarà facile sostituirlo. Tocca, perché penso, ma guarda, anche ieri Pisapia gliel'ha riconosciuto, comunque lui come consigliere comunale, al di là poi ovviamente ognuno ha le sue vedute, io condivido quello che lui dice, altri condividono meno, no? Però come consigliere comunale rientra nella serie di quei consiglieri comunali tipo Rizzo, tipo Decorato, che insomma, a Milano la conoscono, ogni singolo ascensore che non va di ogni singola casa popolare lui la conosce. Quindi, deve sostituirlo il capogruppo, quindi sarà... Quello lo decidiamo nei prossimi giorni. È da decidere, perché era appunto... No, non abbiamo ancora deciso. Salvini, no. Va bene, signori, vorrei farvi vedere di nuovo il sondaggio che è presente già da un paio di giorni sul nostro sito telenova.it. Abbiamo dato modo a tutti di votare e fatelo ancora oggi. Qui in home page sulla destra, lo vedete, la domanda è relativa all'idea di Formigoni che ha detto... facciamo sole tre macro regioni, nord, sud e centro. Da ieri a oggi è cresciuta la percentuale di chi è contrario, il 35% dei votanti si dice contrario a quest'idea di Formigoni, nord, sud e centro e basta, favorevole il 55%, eravamo partiti dal 70% di favorevoli, quindi insomma stanno decrescendo. C'è la possibilità di votare sempre, poi magari anche durante la trasmissione commentiamo questa notizia. Io invece balzo di palo in frasca, perché oggi è giornata di sciopero a Milano e anche in tutta Italia, di sciopero dei mezzi, garantite solo alcune fasce orarie. Milano si è contraddistinta per una certa calma, non so se voi avete preso i mezzi pubblici, qualcosa funzionava, insomma poi le metropolitane sono state chiuse, fatto salvo di un episodio che vi faccio vedere, che è questo, con delle fotografie che c'erano sui giornali, dove il passaggio praticamente tra la gialla e la rossa
mentre i treni ancora andavano, questo è già su internet, queste foto sono su internet, mentre i treni ancora andavano il passaggio è stato chiuso e queste persone qua si sono trovate a forzare questa grata, sollevarla barbaramente, il tutto, guardate questo poveraccio, il tutto per andare a lavorare, questo qui è in giacca e cravatta, poverino, per andare al lavoro, forza la grata e passa di sotto. Insomma, un episodio un po' spiacevole, non so se avevate già visto sui sì, giornali sì, online, c'è già Barberis. No, avevo visto qualche guardate cosa. Questo qua, ma... Che dice? Ha visto qualche disagio in città? Che non bisogna vedere, io credo che poi... Un conto è questo episodio rispetto alla tenuta di tutto il sistema dei dubbio. Trasporti, ma anche solo un episodio così è una cosa da anche perché è andato sulle agenzie internazionali in un secondo questa roba, perché c'erano le foto. Quindi a me spiace sempre quando ci sono questi disagi, soprattutto in un periodo come insieme anche ad altri partiti, come quello che rappresenta Marco Cappato, stiamo lavorando con molto impegno per cercare di spostare il maggior flusso possibile di pendolari dal trasporto privato a quello pubblico. È chiaro che immagini così non fanno bene, nonostante noi continueremo a insistere su questa linea cercando ogni volta che ci sono delle dimostrazioni anche da parte dei dipendenti, perché hanno diritto di sciopero anche i lavoratori del trasporto pubblico, con dei vincoli particolari, ma hanno il diritto di sciopero, non possiamo in alcun modo però dare un'idea di disagio che disincentivi l'utilizzo dei mezzi pubblici. Ecco, questo credo che sia quello da evitare in ogni modo. Ghezzi da fuori Milano ha trovato problemi, disagi particolari. Io sono un pendolare perché lavoro a Milano, vivo a Monza, sì, ma lavoro a Milano. Questa mattina c'era, non so esattamente a cosa vi riferiate, io da pendolare segnalo che la coda che ho incontrato l'ho incontrata all'altezza del viale Fulvio Testi di Cinisello Balsamo e sì, da lì è stata coda fino a Milano, quindi non so esattamente a cosa vi riferiate, ma io di traffico ho trovato parecchio, almeno in quindi movimento. Quindi in genere, insomma, area mi veniva C, una battuta, devo, sì, prego, prego. Devo dire che si diceva poco fa che questa amministrazione comunale, l'amministrazione Pisapia, sta cercando di incentivare l'uso del trasporto pubblico, sempre da pendolare. Io appartengo a una famiglia di pendolari, perché io mi muovo su Milano, mia moglie anche. La prima cosa che è stata fatta è stata quella di aumentare le tariffe sia per la metropolitana sia per l'autobus. Non è esattamente, secondo me, il metodo migliore. Cioè lei dice i monzesi non sono, hanno subito lo scotto di questo? Beh, non solo i monzesi, tutti quelli che si spostano su Milano e credo anche chi si sposta da Milano su Milano. L'azienda per cui lavoro, che deve sostenere le spese di spostamento di tutti i propri dipendenti, ha avuto un aggravio delle proprie spese. Tutti i cittadini utenti che usano il trasporto pubblico hanno avuto un aggravio delle proprie spese. E se oggi mi devo fare il conto tra l'utilizzare altri sistemi alternativi al trasporto pubblico, l'aver aumentato il costo del trasporto pubblico forse non è esattamente il sistema di incentivo migliore. È aumentata anche la benzina, così almeno il pendolare ha i dubbi sul da farsi. Vuole replicare? È una consolazione parziale di oggi, no? Sì, sì, sì. Io credo che buttarla sempre nelle divisioni della politica non è particolarmente utile, perché c'è il livello nazionale, c'è il livello regionale, c'è il livello provinciale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un paese che per 70 anni ha investito strutturalmente sulle strade, il trasporto su gomma, per l'influenza politica, la Fiat, eccetera, e che ancora in questi anni continua ad asfaltare e cementificare alla grande, perché la Lombardia di Formigoni tra Pedemontana, le opere Expo, cioè si continua ad andare nella direzione opposta da quella che la scienza ormai dice essere fondamentale, cioè investire sulla mobilità alternativa, eccetera. Attribuire questo, diciamo così, al sindaco di Milano e all'amministrazione, lo si può anche fare così, per scherzare politicamente, dopodiché io ritengo che il segnale dato con Area C, disincentivare il trasporto privato per investire sul trasporto pubblico, sia la questione fondamentale. Certo, questo ha dei costi e anche dei disagi che porta con sé. Ci sono delle novità per quanto riguarda ATM, che avrà 30 nuovi treni, ecco qui intanto il titolo della ressa a Duomo, vi ho fatto vedere
tutti per andare al lavoro che si sono affannati, era l'ultimo treno. 30 nuovi treni per il metro e ATM dovrà pagare 220 milioni, la novità sta nel fatto che se li accolla tutti ATM e in minor parte o quasi niente il comune che invece mette solo la garanzia. Questi 30 nuovi treni saranno divisi tra rossa e gialla, quindi qualche novità in vista di Expo. Bene, anche perché settimana scorsa abbiamo visto quel brutto incidente, no? Che non si è ancora capito bene. A me non sembra che il sistema dei mezzi pubblici a Milano sia così efficiente, visto gli ultimi incidenti. No, però io vorrei chiudere prendendo atto delle parole di Cappato, che appunto sottolineava quanto Formigoni costruisca strade e su questo non c'entra Pisapia, è vero. Diciamo, grazie al centrodestra, Milano, in Lombardia le infrastrutture stanno riprendendo, ed è quello che tutti i lavoratori vogliono, le autostrade per muoversi, per girare, la pedemontana, la Brennero, sono tutte cose che servono e per fortuna che c'è qualcuno che le sta costruendo. Però diciamoci, ho preso le sue parole, no, ma io pongo l'accento su questo, cioè, a Milano arrivano quasi tutti i giorni 900.000 persone da fuori, perché il sistema sia sostenibile, non per chi è di destra o di sinistra, ma per chi vuole respirare in questa città, per chi vuole far crescere i bambini, non si può pensare che queste centinaia di migliaia di persone arrivino tutte in auto, se no Milano diventa un tumore della Lombardia, come già è in parte. Quindi dobbiamo porci il tema della sostenibilità. L'idea che dopo 11 anni si sia aumentato di 50 centesimi il biglietto del tram, con l'attenzione a non toccare il costo degli abbonamenti, a ridurre il costo per i giovani under 29. Gli abbonamenti sono aumentati. Una correzione, gli abbonamenti sono aumentati. L'abbonamento, garantisco annuale è rimasto intatto. È un costo che la mia famiglia sostiene settimanalmente. L'abbonamento settimanale. Allora lui sta parlando dell'interurbano. Io parlo dell'abbonamento. Lei dice urbano, lei dice interurbano. Se parliamo di incentivo del trasporto pubblico, cioè di quelle 900.000 utenze che si spostano dall'esterno di Milano all'interno di Milano, stiamo parlando anche di tratte interurbane. L'abbonamento sulle tratte interurbane è stato aumentato, però il biglietto della metropolitana è stato aumentato. Non capisco qual è il riferimento. Mettiamo sull'insieme, no? Qual è il riferimento alle auto in questo caso. Sto dicendo, aver aumentato le tariffe per usare il trasporto pubblico non credo sia il sistema migliore per incentivarne l'utilizzo. Ma se fosse stato dopodiché fatto solo quello, potrei anche essere d'accordo. Dice, se uno viene a Milano, non venga con l'auto, venga con trasporto pubblico. Sa benissimo che ci sono stati dei tagli pesanti da parte della Regione sul finanziamento al trasporto pubblico, che ci sono delle opere infrastrutturali fondamentali sulle linee da parte dello Stato, diciamolo, perché... Non avete incentivato il trasporto pubblico per problemi di bilancio. Tra i tagli mettiamoci anche quelli che ha fatto. Ci sono dei dati, però una riduzione di risorse è una necessità di investimenti. Quello che si è deciso di fare è stato di salvaguardare la stabilità del costo del biglietto e dell'abbonamento per chi usa abitualmente il mezzo pubblico, per i giovani e per gli anziani, andando ad aumentare su chi usa saltuariamente il trasporto pubblico, perché non esiste in nessuna città d'Europa che le tariffe siano ferme per più di 10 anni. Il servizio è migliorato secondo lei? Io sono sicuro, ci sono anche dei dati che aumentano una maggiore intensità del servizio del trasporto pubblico, soprattutto sull'orario di punta. Il nuovo sistema... Quindi sì, è migliorato? Sì, il nuovo sistema per le metropolitane è un sistema che permette di avere il maggior numero possibile di treni nel minor tempo possibile, quindi consente una maggiore intensità di treni della metro nelle fasce orarie di maggiore concentrazione. Sentiamo un telespettatore da casa che ha chiamato il numero in sovraimpressione, come sempre chiamata gratuita, vi richiamiamo noi, lasciate il numero e ci parliamo, fate le vostre domande e considerazioni. Pronto, chi c'è in linea? Signor Magali, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, do subito una risposta per esperienza diretta a Ghezzi. Ghezzi. Va bene. Tu non puoi invitare in trasmissione Ghezzi, è una confusione, mi perdoni. Prego signora. Volevo dire che io ho ricevuto dal mio sindaco l'abbonamento gratuito, ho 71 anni, 750 euro di pensione, quindi non l'ho mai ricevuto da donna Letizia. Il signor Ghezzi, con quanto percepisce
tra indennità, stipendi e annessi e connessi, può benissimo pagarsi la tratta da casa sua per andare al lavoro. Tutti si pagano. Ma mi perdoni, ma quale Ghezzi, che indennità percepisce? Al momento non ricoprono nessun incarico istituzionale. No, quindi... sto parlando di Ghezzi, non di Iezzi. Ah, di Iezzi. Lui è Ghezzi, lui è Iezzi e non credo che neanche lui percepisca. Abbiamo tutti e due gli occhiali. Sì, vabbè, quello col uno ai capelli e uno è senza. Dai, io vengo da Monza a Milano per il mio lavoro, insomma, non per incarichi istituzionali. PDL. PDL ce l'ha con PDL, allora lui. Vabbè, PDL signora, ce l'ha lui. Allora, signora, no, ma lasci stare adesso. Cioè, mi dica il suo punto. Lei dice che con questa giunta ha percepito un abbonamento gratuito. Prima no, questo è il suo punto. Prima non l'avevo. Poi volevo dire invece a Iezzi della Lega che è, a me spiace che sia andato via Salvini, anche se anche spocchioso, eccetera, 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 eccetera. Però non dimentichiamo, signor Iezzi, che siete, fate finta di essere sempre stati all'opposizione, perché avete governato. Certo, rivendichiamo anche le cose. E quindi disastri, mi lascia finire per cortesia. I disastri che oggi viviamo. Ma non mi attribuisca cose che non ho detto, sì, però. Sì. I disastri quali? Quali? Ce ne dica uno. Ma i disastri che oggi viviamo, che ha lasciato la signora Moratti, e tra questi anche l'obbligo del sindaco Pisapia di aumentare i biglietti, i buchi che ha lasciato la Moratti, voi al governo della città. Va bene. Non facciamo la ad ogni costo. Ma questa la leggiamo già sull'unità. Grazie signora, grazie dell'intervento. Breve interruzione, poi torniamo in diretta, sentiamo altri di voi, tra poco. In diretta dentro la città avete visto la signora consigliera Minetti che è intervenuta, guarda qui la notizia, intervenuta in consiglio regionale per la terza volta da che è stata nominata, non eletta consigliera, e ha fatto un intervento riguardo il latte materno e ha avuto anche risposta dell'assessore alla salute Bresciani. 100.000 flash, battute e quant'altro, però insomma ha fatto la sua interrogazione nella quale chiede ci sia un impegno nella Lombardia per le banche del latte materno e basta l'intervento legittimo per fare notizia. Telefonata, pronto? Pronto, chi c'è in linea? Tocca a lei. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, io vi seguo tutti i giorni e sono contento che facciate parlare i cittadini, ogni tanto prendo la linea. Bene. Bene, io quello che volevo dire, volevo parlare col signore della Lega, se me lo consente. Iezzi la sente forte e chiaro. Perfetto, signor Iezzi, io non so se lei si ricorda, voi avete governato Milano per oltre 20 anni, è vero o non è vero? Sì. Sì. Lei è quello chiaro, di leghista. È un dato di fatto, non dico, è? Il più bel ricordo che mi avete lasciato voi, il più bello, è la darsena. Ha presente la darsena che cos'è? Non so se lei vive a Milano. Sì, che no, vivo a Torino. Esatto, no, ma non io... Dove vuole che viva? Vivo a Milano, no? Dove vuole che viva? Io vivo a Milano, dico... Non so. Sa che cos'è diventata? Una cloaca. Sì. Non l'ha fatto Pisapia, con tutti i difetti che ha povero Cristo, che io non l'ho votato, ce l'avete regalata voi. Voi ce l'avete regalata, che eravate in comune di Milano. Poi dico, ma lei che è tanto così che fa il professore, io non sono mica tanto d'accordo che lei è favorevole a cementificare dappertutto. Una volta tanto sono d'accordo con Cappato. Replica di Iezzi, dai, sulla darsena, è vero, la darsena ma è così una da... Allora, a parte che è vero, noi abbiamo governato 20 anni e in 20 anni non abbiamo mai in 20 anni di attività, a parte che non abbiamo governato 20 anni, comunque vabbè, insomma, per seguire abbiamo governato un bel po' e per un bel po' non abbiamo mai alzato il prezzo del biglietto del tram. Quindi questo lo diciamo a chi, questo è un dato di... Così come per esempio non abbiamo mai alzato la TARSU, non abbiamo alzato l'IRP, cioè tante cose. Sul discorso della darsena, allora sulla darsena c'è stato un problema che è dovuto, si doveva sistemare, c'erano in ballo diversi progetti, sono entrati in ballo gli avvocati,
E a Pisa Pia aveva detto che risolveva il problema, per ora, per oggi non è risolto. Il problema è che governare una città è facile. È stato facile all'opposizione dire andremo nei quartieri facile, popolari e risolveremo tutti i problemi. Oggi i quartieri popolari hanno più problemi di prima. E questo è il dato. Che è stato tirato in ballo. Riporterei alla, alla domanda iniziale, Formigoni, le macro regioni, eccetera. Il sondaggio nostro, lo riprendiamo. No, perché è importante, o ci si illude che... In un paese che non è una democrazia e non è uno Stato di diritto, cioè l'Italia, che basta sostituire uno all'altro, lui dice ah, adesso c'è Pisa Pia, allora c'è traffico, cose del genere, che a me fanno ridere, sorridere, o poco, e che bisogna imbrogliare con il livello istituzionale, allora noi vogliamo la Padania, poi no, dopo la diventa la macro regione, eccetera. Oggi c'è il Consiglio delle Autonomie Locali Lombardo per la riorganizzazione. Benissimo, la riorganizzazione, province, il pasticcio. Allora, il problema di fondo è questo, ed è stato secondo me il grande errore, diciamo così, storico della Lega, che qualsiasi livello istituzionale ci si dà, si allarga le regioni, si restringono. Se rimane la partitocrazia, come gli scandali regionali stanno dimostrando, non importa niente se il potere è più regionale, più decentrato, eccetera. Partitocrazia è partitocrazia, cioè ladri di soldi, di libertà, di diritto. Il federalismo va fatto con una riforma all'americana delle istituzioni, dove contino le persone, non i partiti. Sì. Allora ha senso fare il federalismo, magari il federalismo europeo, soprattutto, invece che il federalismo di chi si capisco, chiude. Capisco cosa dice. Per il momento, credo, per il cittadino milanese, avere i treni che funzionano, le metropolitane funzionano. No, io lo dico rispetto a Formigoni, nel senso che uno che è eletto, grazie a una truffa elettorale di 1000 persone che sono già andate in procura a dire che gli hanno falsificato la firma, e ciascuno lo può vedere, www.radicali.it/Firmigoni, e vedete le firme tutte uguali, scritte dalla avete stessa fatto persona. Firmigoni? Firmigoni. Cioè, l'abbiamo messo sul sito. Uno così, cioè che è al potere in una situazione di illegalità sistematica, che adesso venga a fare la lezione che se ingrandisco la regione e allora risolve i problemi dei milanesi, io sto parlando delle cose concrete di cui parla lei, cioè del territorio, del traffico. Formigoni non deve rispondere ai cittadini perché ci sono i partiti, le burocrazie, altrimenti la cementificazione che fa gioia per Ghezzi, e probabilmente qualche problema lo procurerebbe. Al massimo è asfaltizzazione, perché io sono per l'asfalto, scusami, non per il cemento, c'è anche lo sai bene. Ci sono tutte bene. E due le cose. Per il cemento io non sono, per l'asfalto. In entrambi i casi avete fatto i record però, dei record. Però io in parte sono d'accordo, Infatti è il motivo per cui noi diciamo no all'idea di Formigoni. Cioè, il problema qui non è modificare. Perché voi avete detto, no, sono meglio le comunità autonome. L'idea delle no? tre macroregioni per noi è molto affascinante, nel senso che riprende l'idea di Miglio, di tanto tempo fa, Miglio, che è stato un professore, lo so, conosco tutti, della Cattolica, che ha lavorato per con la Lega per molto tempo. Il problema però è che se tu fai le tre macroregioni per annessione, insomma, la Lombardia che diventa più grande, nella vita del cittadino non cambia nulla. Noi vogliamo che cambi qualcosa nella vita dei cittadini, ed è per questo che, come fa di solito i radicali, ed è per questo cos'è che io invito la gente, la gente a venire sul nostro sito vienafirmare.com oppure a chiamare questo numero, perché noi il 2021 raccoglieremo delle firme proprio per chiedere che in queste macroregioni i lombardi possano tenere sul proprio territorio i tre quarti delle tasse che versano. Oggi noi versiamo 100 euro di tasse. Adesso ci arrivo anche alle domande, perché 30 ci sono, euro. Ci noi sono, vorremmo tenerci 75 ci sono euro. Dei dubbi sereni che mi pongo anch'io, cioè anche nel nord ci sono delle regioni autonome, ed è notizia di oggi, adesso ve la faccio vedere sul Sole 24 Ore, dove si scopre che le cinque regioni le cinque regioni autonome d'Italia praticamente si prendono il 25% della spesa totale, no, non è questa, adesso la troviamo, il 25% della spesa totale dello Stato italiano, nonostante lì ci abiti il 15% della popolazione totale, quindi le regioni autonome mangiano più degli altri, questo è evidente, non lo sapevamo già prima, i vari cambiamenti che ci sono stati non hanno portato nessuna modifica. Domanda, ma se immaginiamo di fare la regione del nord, come è stata proposta, nord, centro e sud, anche al nord ci sono delle regioni autonome che diranno no grazie, noi ci teniamo la nostra fettona di torta, o sbaglio? Prego. Allora, per rispondere subito alla domanda, la realizzazione di quello che doveva essere il federalismo
dovrebbe superare proprio il concetto delle regioni autonome, evidentemente, che partivano da uno Stato centrale, sono state istituite quando le, diciamo così, l'assetto istituzionale era ancora in divenire, figuriamoci oggi quando si fanno ragionamenti un po' più evoluti se ha senso parlare di regioni autonome. Io credo che il presidente Formigoni abbia, tra l'altro, a proposito del presidente Formigoni, vedo che di garantisti non ci sono rimasti neanche più radicali oggi, perché si condanna prima di qualunque sentenza e si arriva alle conclusioni per, diciamo così, di parte prima ancora che la giustizia ordinaria e amministrativa faccia proprio corso, però fa niente, va bene. Ti posso interloquire prego. È ancora peggio di come dici tu, cioè quando noi abbiamo denunciato il primo giorno, prima delle elezioni, quello che avevamo visto, i magistrati in Procura a Milano hanno chiesto l'archiviazione dopo 24 ore senza aver fatto un minuto di indagine. Se poi si sono state trovate le firme false è perché io, con militanti radicali, Lipparini e gli altri, siamo riusciti ad avere un accesso agli atti 6 mesi dopo, siamo noi andati da un perito, il perito ci ha detto che le firme erano tutte false. Bene. Se le vai a vedere sul sito, no, anche un bambino lo vede che sono false, dopodiché grazie a questo fatto abbiamo noi costretto la giustizia, vabbè, quindi ti sei perso solo un passaggio della storia radicale. Ci sono due aspetti e che per me vanno insieme. Uno è quello di Enzo Tortora. Uno è quello di Enzo Tortora e il secondo è di denunciare il fatto che la magistratura in Italia fa parte di quel regime che noi denunciamo, hai capito? Quindi io attacco la Procura di Milano e come si sono comportati con le firme false di Formigoni, perché io da 3 anni ormai aspetto che si faccia giustizia in qualsiasi democrazia dell'Africa, del Sud America. Un tema come questo viene deciso in un mese, non in 3 anni. Telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prego. Allora, quello che voglio dire, mi piace tanto quanto sono candidi quando vengono da noi. Si vestono di questo velo bianco, candido, nessuno è. E invece sono tutti colpevoli. Tutti colpevoli. Sì. Nella misura in cui dentro una stanza io lavoro con altri e vedo e sento e eccetera, si dovrebbe... comunque non la voglio far lunga, la mettiamola così. Il pettine ha cominciato già a trovare i suoi nodi, no? Sì. Questo è stato arrestato, lassù stanno guardando, di qua stanno guardando, e già per noi cittadini è già buono questo, no? Poi volevo dire, per quanto riguarda quello che si parlava prima per lo sciopero, si sa che lo sciopero, anch'io li ho fatti gli scioperi, li facevamo nello sciopero ci trovi le difficoltà, perché se io scioperando non ti do la difficoltà, è inutile che faccio sciopero. Sì. Però a quei livelli lì mi sembra abbastanza... Cioè quelle fotografie, è rimasta colpita, facciamole... La colpa è anche di chi si butta per terra, perché se io vedo una grata che si butta giù... Vabbè, poveraccio, ma mi perdoni, la colpa è di quel poveraccio che doveva andare al lavoro e tra l'altro si affanna e si sporca anche però, per andare. Ma rischia di essere schiacciato. Io delle due cose, mi dispiace, posso dimostrare al datore di lavoro che c'era sciopero, era chiuso, come veniva a piedi. Abbia pazienza. Sì, no, non ne farei colpe, mi perdoni, non ne farei colpe di nessuno, ne farei un disguido. Non me la sento di prendermela in alcun modo con i pendolari, bisognava evitare che ci fosse la situazione con la saracinesca mezza abbassata nel collegamento tra le due linee. Bisognava non esenta dall'andare a lavorare. Quindi. Anche se ci sciopero uno va a lavorare. Non sempre è sufficiente per la giustizia. Sì, dica. Vorrei finire il discorso. Il discorso è uno solo. Speriamo che andando avanti chiunque lavori accanto a un ladro, l'altro si faccia sentire. Certo. Perché veramente... Guardando la televisione da casa, io ieri sera ho assistito sempre su questa antenna una certa trasmissione e lì, insomma, e ho voluto c'è? Ascoltarla fino all'ultima e mi sono rivista la replica stamattina, però io certe cose non le passerei perché... Che cosa? Che cosa, signora? Si spieghi per dinci. Lei ha visto Linea d'Ombra ieri sera. C'era ospite Emilio Fede con un parterre di altri ospiti che facevano domande e interloquivano. Sì, e quindi... è assurdo che non si debba fare i processi, però dall'altra parte c'era la difensiva, no? La signora che difende sempre, che però poi vanno a finire in galera. Era un'intervista.
ma signor, cioè non è che siamo qua, non è la magistratura questa, cioè era un'intervista esattamente come può venire qua chiunque. Sì, se arriva il signor Filippo Penati come abbiamo intervistato ieri, ascoltiamo le sue ragioni e non ci sostituiamo al mestiere di nessuno. Grazie della telefonata, ne sentiamo altre dopo. Avete visto intanto, ma la notizia è già nota, l'arresto di Fiorito, così facciamo anche un po' di cronaca. Arresto di Fiorito in Lazio, addirittura c'era una Jeep con i soldi del PDL, anche in Emilia entra la finanza, e poi facciamo anche un po' il punto sul sistema Sesto, visto che anche la Lombardia è un po' scossa dalle inchieste. Tra poco. E dunque di regioni si parla, dopo anche la proposta di Formigoni che fa parte del nostro sondaggio, ora vi faccio vedere. In Emilia-Romagna arriva la finanza in regione, sotto torchio ovviamente tutte le istituzioni, dove si presume esserci un fiume di denaro che se ne va così, insomma, senza controllo. E il nostro sondaggio nel frattempo prosegue, quindi sulla home page di Telenova trovate la domanda: cosa ne pensi di idea di Formigoni tre macroregioni? Alla base sta il fatto di dire vabbè, proviamo a ridurre gli enti così si spreca meno. In teoria il ragionamento dovrebbe essere che anche ci fossero 100.000 enti, se ognuno facesse il proprio e non ci fosse sperpero di denaro, non si sprecherebbe a sta maniera. O sbaglio? Prego. Ma sì, come stavo dicendo, poi ho messo l'imprudenza di concedere l'interruzione e non sono più riuscito a finire di parlare, ma bello, lo dico simpaticamente. No, sì. Ma lo dico simpaticamente, perché sì. Ma io credo, come dicevo, che la proposta del presidente Formigoni vada anche incontro a un ragionamento sulla razionalizzazione dell'assetto istituzionale. Poco fa si ricordava che il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, sta discutendo sulla riorganizzazione delle province. Sì, 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 proprio. Ma allora, c'è un'ipotesi che è quella di fare la Grande Brianza. Sì. Io sono di Monza, ovviamente sono un po' coinvolto dalla cosa. Le province di Monza, provincia di Como, provincia di Lecco e provincia di Varese. Sì. Insieme per fare la Grande Brianza. Che praticamente è mezza Lombardia, però non ipotesi è la Brianza, suggestiva, ma soprattutto che mette in evidenza come una provincia di questo genere sarebbe più grande di 11 delle 20 regioni italiane per popolazione. Allora, questo mette in luce, diciamo così, quello che è effettivamente un problema. Tre macro regioni, beh, non so se se ne possono fare tre, però porre la questione e magari togliere un po' l'attenzione da quello che è passato per tanti anni come capro espiatorio, cioè quello delle province, perché tutti parlavano di province. Abbiamo scoperto che qualche consiglio regionale spendeva più di 11 province messe insieme. E quindi porre la questione in questi termini credo che sia più corretto. Oltretutto aggiungerei anche un altro aspetto, che nel momento in cui si parla di macro regione, e credo che sia un ragionamento da sviluppare in maniera anche intelligente, bisogna riragionare sulle province, perché se facciamo le macro regioni, cancelliamo le province, tra un po' per fare una licenza edilizia devo andare al Ministero delle Infrastrutture. Però lo dico come ragionamento. No, il problema è che ragionamento non si arriva da nessuna parte, fin tanto che, tra l'altro, come dicevamo, e questa è la notizia, le regioni autonome si prendono il 25% della torta, al di là di tutto, e questo non è mai stato cambiato. I comuni sono sempre più ridotti in spese. Infatti, sicuramente uno dei temi sarebbe, nella prospettiva delle tre macro regioni, capire anche come evolve il rapporto con le regioni a statuto speciale. La mia preoccupazione è che in una situazione di emergenza democratica e di tenuta base della credibilità istituzionale, ecco, ho paura che questo sia un po' un modo per deviare da quelli che sono gli argomenti del presente. Io non ho nessun pregiudizio sul ragionamento su come razionalizzare e ragionare sulla struttura della pubblica amministrazione, del rapporto tra enti locali, anche al di là della enorme sottolineatura che si è avuta sulle province, dove si vede invece che il grosso del denaro gira più sui comuni, che sono una quantità incredibile rispetto ad altri paesi, e sulle regioni, che hanno dei costi molto molto più alti rispetto a quelli delle province. Sì, come diceva anche prima Cappato, però la questione della credibilità istituzionale è fondamentale, perché se noi non riusciamo a costruire delle regole, dei principi, delle misure di trasparenza su quella che è l'insieme della gestione delle risorse pubbliche, daremo forma diversa a uno stesso contenuto che non va
Quindi dobbiamo affrontare di petto e allora, quel problema. E allora, visto che Barberis ci pone la questione della credibilità istituzionale, che mi piace molto come l'ha definita, c'è un caso che sta scuotendo proprio Regione Lombardia. A fronte della richiesta a rinvio a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio, non il rinvio a giudizio, di Filippo Penati e di altre 22 persone per il sistema Sesto. Ieri Paola Blandi è andato a intervistare proprio Filippo Penati, che si è reso disponibile un'intervista per spiegare le sue ragioni, e ha detto due cose fondamentali. Una, come intende difendersi, e quindi la richiesta di andare a processo e di spiegarsi al meglio, ma l'altra cosa, ed è quella che fa discutere, la sua volontà di non dimettersi per alcuna ragione dal Consiglio regionale. C'è un servizio, via. Nessuno che pensa di essere colpevole chiede il rito immediato. È una, di solito il rito immediato lo chiede la procura, non lo chiede l'indagato o il rinviato a giudizio. Io invece chiedo il rito immediato, così evitiamo che arrivi poi la prescrizione, perché i tempi della giustizia sono lunghi, e voglio un giudizio. Voglio che ci sia un tribunale, un giudice in cui senta le mie ragioni, senta le ragioni dell'accusa e decida. Anche perché non c'è una prova oggettiva, perché non esiste, che provi che sia a conforto delle dichiarazioni che hanno fatto. Andiamo a processo. Dimessosi da vicepresidente del Consiglio regionale e autosospesosi dal suo partito, il PD, Filippo Penati non ha intenzione però di dimettersi dal suo attuale incarico, quello di consigliere regionale. Credo che sia una sciocchezza questa, perché io ho separato le mie questioni dalle istituzioni salvaguardando le istituzioni. Mi sono autosospeso dal partito per salvaguardare il partito. I fatti che mi vengono contestati risalgono a 12 anni fa, quelli della Serravalle a 7 anni fa. Nulla a che vedere con le mie funzioni di consigliere. Se riguardassero le mie funzioni di consigliere regionale, avrei già lasciato giù, come si dice, il secchio, come si dice dalle mie parti, immediatamente. E riguardo al suo futuro politico, se riuscirà ad uscire pulito da questa storia, l'ex capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani risponde così. Ah, dopo, se mio figlio, che si è sposato a giugno, mi darà un nipotino, farò il nonno. Quindi basta politica. Mai dire mai, però io credo che adesso, al di là delle vicende giudiziarie, ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Perdonatemi, ma non ho capito. Ha detto che sarebbe una sciocchezza dimettersi dalla sua carica di consigliere regionale, perché la cosa è, siccome le accuse risalgono al precedente ruolo, quindi non è stato intaccato questo, dove comunque ha il suo ruolo nel gruppo misto, ha 300 e fischi a 1000 euro all'anno nel gruppo misto per la comunicazione e quant'altro, oltre allo stipendio di consigliere regionale. Chiedo a Cappato, che è fuori dal mazzo dei partiti in regione, ci aiuta a capire, perché non siamo del tutto convinti. Intanto... Le regole sono quel, diciamo, il faro è quello del rispetto delle regole. Io credo che sarebbe sbagliatissimo un sistema dove, se tu sei un indagato, se sei un sotto processo, ti devi dimettere. È stato così durante Tangentopoli, il 92, cadevano i governi, i ministri che si dimettevano per un avviso di garanzia. Salvo che per Formigoni. Ma io ti ripeto la salvo differenza. Salvo per Formigoni. Ti ripeto la non differenza. Si deve dimettere nessuno tranne Formigoni. Tu cosa fai se vedi un omicidio per strada e poi vedi che i giudici non fanno nulla, non si indaga, niente, no? Non è che fai il garantista. Vabbè, finché non condanna... Ecco, siccome io, tra virgolette, l'omicidio... No, cioè, Penati, però l'indagine deve dimettere, c'è di qua, Formigoni, l'indagine sì, c'è di là. Siccome io... Scusa, no, perdonami. Se io metto insieme i due... Vabbè, due. Allora, no, purtroppo torniamo a parlare di questo. Benissimo, siccome io il crimine, cioè della falsificazione delle elezioni, non è che ho aspettato, l'ho scoperto io, sì. E semmai il giudice non quindi va avanti... il processo l'hai già fatto tu. Allora, no, l'ho scoperto il crimine, il fatto, le firme false, allora ti dico... E quindi il processo l'hai fatto tu. Quindi io faccio processo a Penati. Se mi fai finire, no, perché sennò non capisci. Io ho chiesto le dimissioni di Formigoni, sai quando? Quando lui è andato in televisione a dire che c'era stato un complotto e a cercare di buttare la colpa contro di noi. Io ho chiesto le dimissioni per la menzogna, no, però, che lui, scusatemi, io che adesso dico, perché sennò i nostri telespettatori non ci capiscono più niente. No, ho capito. Però vero è, su questo siamo tutti d'accordo, che in base alla carica, al partito, a se c'è il sole o se piove, per uno vanno bene le dimissioni, per l'altro no. Per l'altro si chiede, aspetta che arriva l'indagine, e poi dopo, no, ma aspetta che arrivi il primo grado, poi aspetta che arrivi il secondo, e via. Ogni volta c'è
c'è una scappatoia. In questo caso la scappatoia è: siccome riguarda il mio passato, allora non c'entra più niente. Che la ratio vorrebbe che invece così non è, perché uno è politico, è politico, e quindi ha una rappresentanza, un ruolo. PD, prego. Io dico questo, sono perfettamente d'accordo con quello che dice Marco Cappato sul fatto che non basti un avviso di garanzia, un avvio di indagini a condannare una persona. Detto questo, la politica non può neanche nascondersi dietro ai tempi della giustizia nel momento in cui legge delle situazioni anche con strumenti che magari i magistrati non hanno, con un rapporto di fiducia sulle persone. Ma lei ha capito perché dico il PD questo, chiede le dimissioni? Lui si è spostato dal questo. PD, non è più insieme. Io è da mesi che, quando ho occasione di parlare di questo caso, dico che ritengo che sarebbe meglio che Penati si dimettesse. Riconosco a Penati il fatto che si è dimesso da vicepresidente della Regione Lombardia, che si è autosospeso dal Partito Democratico, che è uscito dal gruppo in Regione, che adesso sta chiedendo il rito abbreviato per evitare di sfuggire con la prescrizione. Ma voi però, cosa importa di conseguenza? Merito, perché il DQS e l'UDC tutti a chiedere dimissioni, ma non è del vostro partito, saranno... Ma non è neanche, in questo momento non è neanche nel gruppo. Appunto. Ma io non voglio usare le forme per sottrarmi da quella che è la mia posizione. Io valuto nel merito, per cui ci sono indagini e indagini. Ci sono delle evidenze probatorie, ci sono delle testimonianze e a volte non ci sono. Io dico che per quello che è emerso nell'ultimo anno intorno al caso Penati, è opportuno che Penati dia le dimissioni. Questa è la mia opinione personale. Chiarissimo. No, anche perché con questo ragionamento, se avessimo scoperto il caso Fiorito tra 7 anni, allora diciamo, vabbè, ma risale a 7 anni fa, che vuol dire? Facciamo un po' di chiarezza, vedo che siete in tanti al telefono, ora faccio parlare tutti, breve interruzione, pubblicità. Prendiamo qualche telefonata, dai, al volo. Pronto, chi c'è in linea? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Marco. Dica. Milano. Senta, una cosa. Prima a quel signore della NECA che dice che non hanno aumentato i prezzi dei mezzi pubblici, no? Sì. Sono un milanese, sì. Ricordo che quando il buon Prodi ci ha portato nella moneta unica, nell'euro, sì, il biglietto è passato da 1.000 lire a 1,05 euro con un aumento del 100%. Nessuno ha protestato, nessuno dei partiti di quei signori. Col passaggio all'euro. Sì, no, ma era un passaggio di moneta, capirà, no, che non era, è la no, stessa momento, cosa. Gli stipendi sono rimasti sempre un sì, euro, no, 1900. Va bene. Quindi i prezzi sono raddoppiati, 100%, sì. E l'ATM ha dato inizio a tutto. Vabbè, ci hanno fregato il 100% dello stipendio, normale, no? Però mi sembra strano che in questi mesi si scopre che i partiti, chi più, chi meno, sono tutti coinvolti in certe cose un po' strane, no? Non è che per caso si senta la necessità o qualcuno vuole prospettare la necessità di un uomo forte al di sopra dei partiti? Va bene, uomo forte. Grazie della telefonata. Prendiamone un'altra. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Renato da Opera. Renato, dica. Sì, volevo in riferimento al caso Penati, anzi innanzitutto buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Poi in riferimento al caso Penati volevo dire, se lui vuole rimanere, lo può rimanere tranquillamente, però che si decurti lo stipendio, quantomeno se venga tolto a tutti quelli istituzionali che fanno politica e sono indagati. Sì, sì, ha detto si decurti lo stipendio? Sì. E in che maniera? Quanto? La metà? Un terzo? Ma io direi anche tutto in pratica, anche perché non è giusto. Non è giusto che lui operi senza averne facoltà, cioè ne ha facoltà, però in questo caso essendo indagato non può essere appieno nel suo lavoro. Beh, ma sa quanti, adesso stiamo guardando il caso Penati, fa discutere perché c'è mezza opposizione che gli dice di levarsi da lì, ma sa quanti sono indagati nella stessa condizione, appunto, attenzione. Appunto. Esprimeremo noi cittadini, no? Altra telefonata, poi rispondiamo un po' a tutti. Pronto? Pronto? Tocca a lei. Tocca a lei che giochicchia col telefono, l'ho sentita? No, va bene, la ritroviamo. Il caso Penati scuote la regione, eccolo qua, non abbiamo capito appunto la questione, perché questa richiesta pressante di dimissioni, anche nella Lega ci sono delle situazioni, non ci viene il caso Boni in mente. Vabbè, per ma esempio. Allora,
Bisogna ragionare un attimo del merito. Il caso di Boni che tu hai citato sono tre persone che sono oggettivamente dei ladri, perché lo dicono loro, perché nel loro comune, tutto è partito un'indagine nel loro comune dove loro hanno messo, quindi lo dicono loro, non sto calunneando, diffamando nessuno, che sono oggettivamente dei ladri che dicono io ho rubato insieme a Davide Boni. Però non, per ora, almeno da quello che leggo sui giornali, poi non so gli atti processuali, non ci sono, come dire, bonifici, assegni, cose che dimostrino che davvero, quindi anche lì noi abbiamo detto Boni ha fatto una cosa molto molto di cui gli va dato onore, quella di dimettersi da presidente, e le indagini andranno avanti. Però io quello che volevo sottolineare è che ci sono delle differenze che sono sostanziali, cioè, per esempio tra Penati e Fiorito. Allora Fiorito è forse, poi si vedrà, un ladro, uno che ha preso i soldi e se li ha rubati per comprarsi la Jeep o per chissà cos'altro. Il discorso di Penati è un po' più delicato, perché mette, se fosse vero quello che gli viene imputato, in discussione un sistema di potere e un modo di amministrare che comprendeva un partito come il PD, le banche e le cooperative. Cioè, qui c'è dentro di tutto. Infatti, c'era una sistema, gestione, se fosse. Il sistema di potere non andava molto d'accordo con Formigoni, Comunione Liberazione, Compagnia delle Opere. C'è la fissa dei Formigoni, capato? No, la fissa. Beh, però era una questione, non c'era neanche la regione. Prima avevate Berlusconi, adesso Berlusconi non c'è più, la vostra fissa è Formigoni. Guarda. Però volevo finire. Prego. No? Quindi secondo me c'è questa differenza sostanziale. Sul discorso delle dimissioni, secondo me lì bisogna, non è automatico che ti arriva un avviso di garanzia e uno si deve dimettersi. Ci sono delle questioni di opportunità politica e mi spiego con un esempio velocissimo. Io mi ricordo il caso di un consigliere comunale a Milano nella scorsa consiliatura che era stato fotografato a cena con un mafioso, con uno appartenente. Lì non era neanche reato, perché uno mangia con chi gli pare, no? Cioè non è un reato, vuole mangiare con un mafioso, uno... Però lì era il suo partito che doveva chiedergli con forza di dimettersi per una questione di opportunità politica, perché un politico non può ritrovarsi a casa di un mafioso e mangiare con lui. E com'è qualcosa che non succede, che non va? Mai questo passaggio? Perché? A chi riferisce? Intanto che se no non ci capiamo. Era un consigliere del PDL, non mi ricordo il nome. Perché non vorrei... Dopo... Se vuoi il mafioso era Lampada e... consigliere era Armando Vagliati. Ah, ecco, quindi ricorda. Questa legislatura, ripeto, è la cosa tra l'altro. No, ma è stato qui l'ha chiarito. Mi ricordavo il nome del partito. Tra l'altro è stato archiviato il caso. No, ma infatti non era neanche un reato. Però lì per una questione di opportunità un partito deve dire... Sì, però vede, in quel caso è stato archiviato, quindi a chi diamo ragione? Ma è quello che ti sto dicendo. Per fortuna in un tempo breve. Il problema non è neanche l'avviso di garanzia se ti arriva. Cioè nel momento in cui un esponente politico, adesso non voglio cambiare discussione, però per far capire quello che sto dicendo, va a cenare, vado cena da Ghezzi che ha parlato meno in questo... C'è qualcosa che non va, non puoi dire non sapevo. È possibile secondo voi trovare una ricetta, perché altrimenti il politico che ha tutto l'interesse a mantenere la propria carica, perché dimettersi dalla vicepresidenza o dalla presidenza ma restare nel consiglio regionale vale i soliti 11-12 o quanti sono mila euro al mese, quindi voglio dire è una sciacquata di acqua fresca quello che è stato fatto, no? Da, per esempio abbiamo citato Boni, lo stesso Penati. Qual è la ricetta che dovrebbe esserci? Perché ovviamente non basta l'indagine, ma in qualche caso viene da dire, no? Ma la soluzione credo che l'abbia individuata recentemente il segretario del mio partito, Angelino Alfano, che ha detto non ricandido nessun consigliere uscente del Consiglio regionale del Lazio. Non quelli indagati, non quelli che hanno fatto festini più o meno opportuni, poi non si capisce se con soldi pubblici o con soldi privati o con altro. Ma semplicemente detto, dato che il consiglio regionale, i consiglieri regionali del Lazio, in consiglio regionale, non si sono comportati in maniera aderente a quello che dovrebbe essere il codice di valori del Popolo della Libertà, io non li ricandido, sì, e tant'è che ha fatto la proposta dicendo facciamo tutti la stessa cosa nel consiglio regionale. È successo qualcosa di talmente grave che non ricandido nessuno. Dice io in questa istituzione dove sono, la regione, non c'è nessun dubbio che abbia lavorato bene, riguarda il mio passato e quindi non devo dimettermi da dove sto adesso. No, quindi allora, se scoprono che la regione ha fatto qualcosa si candida in Parlamento. Io ripeto, prima parlavamo dell'esempio Fiorito, se nel frattempo Fiorito andava a fare il deputato e lo beccavano tra 7 anni
poteva dire no, ma io l'ho fatto. Il ragionamento è un po' quello lì. Arrivo da Barberis, pronto? Quella della scappatoia. La telefonata di prima, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Giampiero. Prego Giampiero, dica. Fuori territorio, Piacenza. Bene, fuori territorio. Il concetto, dai, il concetto che ho io, che ho sempre avuto e che mi conferma che quello che io pensavo in realtà è vero, è questo. Cioè, praticamente noi abbiamo abolito una dittatura che aveva l'obiettivo puntato sul rigore, sulla disciplina. Uno se si permetteva di andare. Ma chi sta dicendo? Il fascismo sta dicendo. Andiamo alla storia. Che se li dimenticava, nessuno ci pensava mai più di andare a sporcare in via. Adesso abbiamo, è stata abolita quella dittatura perché non pensava al lato economico. Cioè, adesso la differenza è che se uno paga ha la democrazia. Se uno non paga non ce l'ha, quindi praticamente questa gente ha l'obiettivo puntato sui soldi. Finché ci pagano e come vogliamo noi, noi non abbiamo niente da preoccuparci. Questo è un suo teorema, mi permetta Giampiero, non ha alcun significato, non è così che stabilisce la legge. Se poi ci sono i furbastri, quelli sono dappertutto. Arrivo da Barberis, telefonata di nuovo, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Parlo da Milano. Sì, come si chiama? Mi chiamo Piera. Piera, perché hai dubbi sul proprio nome? Sarebbe bizzarro non lo sapesse. Dica Mamma, Piera. Che intuizione, eh? Eh? Che intuizione, che intelligenza. Complimenti. Lei mi confonde. Dica Piera. Ecco, io volevo dire una cosa. Sì. Lei faccia da passaparola a tutti i politici che una volta eletti... Specialmente a Milano, guarda, mi deve fare una cortesia. Sì. Parli con Iezzi, che è nuovo del Consiglio Comunale, venerdì comincia, così gli diamo una bella lavata di capo subito. Ecco, preventiva. Ma sa cosa volevo dire? Sì. Che una volta eletti hanno tutti fretta. Sì. Quando gli vai a chiedere una cosa, ma senta, ma non nel senso di un favore o per carità, per delle informazioni. Ho la segretaria, guardi, è una cosa indecente, indecente. Cioè no, mi faccia capire, Piera, lei ha chiesto informazioni a chi? Non posso dirlo. Eh beh, se è un politico eletto, mica politici, è un criminale. Sono politici locali di Milano. E questi hanno detto no, non posso, arrivederci. No, hanno sempre fretta, ma è una cosa incredibile. Prima si fanno eleggere, vogliono i voti e poi... No, guardi, stiamo decadendo, Milano sta decadendo. Ciao Piera, grazie. Iezzi, ha capito? La prima lezione da consigliere comunale. Sì, però vedi, non bisogna generalizzare... Cioè, non è che tutti i politici sono uguali, c'è cioè, chi segue i problemi, chi non li segue, chi si fa eleggere perché ha le lobby dietro, chi si fa eleggere perché ha risolto dei problemi dei cittadini normali, non è che siamo tutti. Allora, uguali. Pubblicità, poi arrivo da Barbetti, voleva parlare sulla questione dimissioni, sì, no, qual è la ricetta, non abbiamo ancora capito, pubblicità. Barberis, la ricetta non l'abbiamo capita, dimissioni, in che maniera, allora, come si fa? Io sono convinto che non c'è in questi casi la ricetta automatica, cioè non c'è uno schema che si applica a tutte le situazioni, c'è la credibilità dei partiti, nel senso che a seconda della situazione c'è la capacità di valutare quando chiedere un passo, due passi indietro o difendere una persona. Io non sto condannando Penati nel momento in cui dico che secondo me sarebbe opportuno dimettersi. Dico che sarebbe meglio per lui, per il Partito Democratico, se si difendesse e riuscisse a provare la sua innocenza senza ricoprire nel frattempo quella che è la carica istituzionale che ancora ricopre. Io non sono d'accordo quando sento condannare in totale la partitocrazia, nel senso che per me i partiti sono delle istituzioni fondamentali per una democrazia, proprio perché devono avere l'autorevolezza di far fare un passo indietro alle persone rispetto a quello che è l'interesse comune che dovrebbero rappresentare. So che la realtà è lontana, ma io continuo a credere in un'idea di partito come istituzione della democrazia. Il problema è proprio questo. Primo, la Costituzione prevede dei partiti che siano democratici, articolo 49. Sono d'accordissimo. Non esiste. Secondo, le mele marce, eccetera. E no, attenzione, questi partiti, ma io parlo dei vertici dei partiti, sono quelli che
quando i cittadini hanno votato al 90% per abolire il finanziamento pubblico, se lo sono triplicato, e se lo sono triplicato non Belsito, Fiorito, Lusi, no, se lo sono triplicato Berlusconi, D'Alema, Bossi, cioè i vertici di questi partiti. Il sistema Penati, noi come radicali non abbiamo appoggiato Penati come candidato alla presidenza della regione, prima che scoppiasse tutto. Perché? Perché abbiamo sempre considerato la sua politica come una politica di fatto assolutamente non alternativa al sistema di potere Lombardia, Compagnia delle Opere, tutti questi meccanismi, eccetera, come poi si è dimostrato. Quindi i casi della singola, della corruzione, eccetera, sono per i tribunali. La condanna politica per l'illegalità del sistema dei partiti italiano, io personalmente ritengo che si possa esprimere al di là delle vicende processuali. Se le suonano e se le cantano, sono d'accordo. È la storia del paese. Lo sapevate, giornali di oggi, io no, che sono 178 le sedi estere delle regioni? Cioè le regioni, che sono 20 in tutto, hanno 178 sedi all'estero, di cui una nel 2005 inaugurata a Manhattan dalla Campania, affitto 140.000 euro l'anno, si davano feste in cui nessuno però parlava inglese. Carino, non è male come cosa, no? Questi dove li mettiamo questi? In che scatola li mettiamo? Perché lo faceva legalmente, mica in modo fraudolento. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giuseppe. Giuseppe? Sì. Benvenuto Giuseppe, prego. Chiamo da Bergamo. Sì, niente, volevo dire due cose. Uno, a mio modesto parere, non cambierà nulla perché si vedono 4x4 futuri politici, no? Che si scannano fra loro ma non fanno l'interesse comune del paese. E questo è uno. Due, all'amico leghista, la Lega funzionava quando c'era quel famoso che lui ha nominato prima, che non doveva, Miglio, ed era una grandissima persona, è un bellissimo intellettuale, dove aveva semplicemente detto una cosa semplice ma giusta: se vogliamo cambiare l'Italia serve una rivoluzione, costa vite umane, siete disposti a questo? Nessuno gli ha risposto, è arrivato Patelli, è arrivato Bossi, sono arrivate le tangenti e ha mangiato già i tempi. All'amico Pannella dico semplicemente, per risolvere Pannella, il problema delle Pannella è cappato, è stato per osmosi messo insieme. Sì, benissimo. Sì, cappato. All'amico cappato, per risolvere il problema delle carceri, io che sono poverino, no? Intendo dire, gli stranieri, mandiamolo al loro paese a scontare la pena. Non per ultimo, vi lamento una cosa, io ho 30 anni di contributi versati, sono affetto di malattia rara, percepisco 260 euro al mese di invalidità, di cui ne spendo 170 per i medicinali. Ditemi voi se è una cosa giusta. La ringrazio, buona giornata. Tenga duro Giuseppe, tenga duro. Pronto, chi sei in linea? Pronto? Tocca a lei. La sento, dica. Pronto? Tocca a lei. Buongiorno, sono Michele. Michele, forza. Forza, in 2 minuti allora. 2 minuti di che? No, 2 secondi volevo dire. Ah sì, dica Michele, forza. Allora, guardi, sembra che abbia detto Fiorito Ermandibola che dove andrà adesso, vale a dire in carcere, troverà dei compagni sicuramente migliori di quelli che aveva in regione. Eccolo qua, l'ha detto nel PDL, migliori di quelli del PDL, sì. Insomma, veda un po'. La battuta è buona. Questo è quello che dice lui. Oh, complimenti. Caspita che gentleman che abbiamo noi. Ma vabbè, è una cosa eccezionale, è una cosa fantastica. È un personaggio. Io mi ricordo un titolo di Fiorito dopo che era scoppiato lo scandalo. Aspetta, prego Michele. Se queste persone non mettono veramente un piede di porco in questo ingranaggio, veramente il piede di porco lo prendono in testa tutti, perché non si può più andare avanti così. Ma no, non si può sentire questo... Ma non dico il nome perché non esiste, offenderei chiunque, ma venire a dire che quello non ha fatto nessuna colpa perché sono soldi pubblici. Adesso esistono i soldi pubblici, i soldi privati, ma quello lì cosa dice? Quello ha rubato, deve andare fuori dai piedi, lui e tutti quelli come sono loro. Basta, bisogna che queste persone, non possiamo fare a leggere un governo dei delinquenti, perché lì dentro sono tutti delinquenti. Quando c'è stata la trasmissione Report ha fatto una Schindler List
di personaggi, tutti collusi e mafiosi, perché se anche non hanno fatto niente, hanno visto, hanno sentito e non parlano. È un comportamento pertoso e mafioso. Allora Michele, dai, facciamo un po' di chiarezza. Questa frase di Fiorito in effetti è bizzarra, è particolare, vabbè, però quello allora. A noi interessava la questione lombarda in realtà, per capire un po' di fare chiarezza e anche però, quello nord, sud, centro, prego. Però secondo me ci sono anche dei partiti nazionali, quindi la credibilità di come un partito reagisce la vedi nella misura in cui adotta delle soluzioni simili dalla Lombardia fino alla Sicilia. Il fatto che sia stato tollerato questo sistema nel Lazio... Beh, ma lo facevano con una tutti, decubricazione... tutti i gruppi, dai, venire, non è che gli altri lo facevano. Per me è chiarissimo questo. Infatti io devo dire che quando avevo letto sul giornale il gruppo del PD si rimette, pensavo lo facesse solo perché non aveva urlato allo scandalo, come riconosco avevano fatto invece i radicali negli ultimi 5 anni di fronte alla legale decuplicazione dei fondi assegnati ai gruppi, gli unici che riconosco si erano opposti a questa cosa. Bisogna però distinguere tra la decuplicazione legale dei fondi e l'uso illegale che è peculato, quindi è peggio del furto, perché il furto commesso da un pubblico ufficiale, quindi è la forma ancora più grave rispetto al furto, che è stato commesso da chi, e si sta indagando su questo, ha utilizzato quei fondi per uso totalmente personale e deviato rispetto a quello che dovrebbe essere l'utilizzo dei fondi di un gruppo consiliare. Però a me fa specie anche quando sento un collega del PDL che dice Alfano non fa ricandidare nessuno, e poi ci sono delle situazioni, basta vedere alla regione più a sud del Lazio, con personaggi come Luigi Cesaro o Cosentino, che grida allo scandalo il fatto che ancora ricoprano delle cariche politiche per quello che è il loro trascorso giudiziario e le indagini Cosentino che hanno in corso. Cosa ricopre? Cosentino è stato parlamentare. È dimesso da coordinatore. È stato difeso di fronte. È stato invitato a dimettersi di altri incarichi. Ha un mandato d'arresto per camorra. Cioè, ma ci rendiamo conto? Come mi pare molto contraddittorio gridare alla pulizia, alla trasparenza e fare ostruzionismo sulla legge per l'anticorruzione da 6 mesi a questa parte, perché la legge anticorruzione, ricordiamocelo, ricordatevelo tutti, non l'abbiamo approvata solo per i signori del PDL negli ultimi 6 mesi. Beh, un po' più diritto là di 6 mesi, perché poi è tanto che aspettiamo, no? Diritto di replica. Come no? Allora, ostruzionismo è simpatica. Il PDL mi risulta abbia presentato un emendamento o forse 2 o 3 sullo stesso, sulla stessa questione, di sfiduciare il in governo. Cui si chiede di trasformare da un comportamento che sia condannabile da indebito a illecito, che credo qua persino Cappato possa concordare sul fatto che laddove si parla di reato penale è meglio parlare di illecito che di indebito, che lascia un'alea di interpretazione piuttosto pericolosa per tutti. Detto questo, senti, qui il problema... Hai detto la prima parte su cui sono d'accordo, dobbiamo usare lo stesso metro di misura per tutti, e su questo io sono assolutamente d'accordo, però perdonami, non è che il Partito Democratico in questo fa molto di diverso, in questo dobbiamo avere l'onestà, almeno noi, che facciamo gli amministratori locali, che facciamo politica sul territorio, che tutte le mattine dobbiamo rendere conto alla vecchietta che incontriamo dall'edicolante, che su questo tema tutti i partiti a livello nazionale per molti anni hanno sbagliato, perché per troppo tempo abbiamo giustificato questi comportamenti, come dicevamo prima, nascondendosi dietro alla questione giudiziaria. Vero, però qual questo è il problema? Ribasso, che tu non puoi costringere un soggetto a dimettersi, non lo puoi costringere, cioè, glielo puoi chiedere, non lo puoi costringere. Allora, qual è la risposta? Io prima ho risposto a una domanda precisa. Quale può essere la misura? Allora, la misura è quella con cui i partiti, dato che i partiti poi si fanno rappresentare nelle liste elettorali, bisogna farsi rappresentare all'interno delle liste elettorali da personaggi che evidentemente poi si comportano in maniera diversa. Perché Fiorito, quello che a me ribolle il sangue, è che Fiorito ha preso, se non erro, 126.000 preferenze. 126.000 preferenze. Un'altra soluzione sarebbe quella in cui uno che viene accusato abnormi. Si arriva poi alla fine del processo in un tempo ragionevole, così che si concluda tutto entro la legislatura, perché no, altrimenti uno passa quella dopo. Il vostro candidato alla presidenza in Gran Bretagna è un problema che abbiamo tutti. Non era è un problema, dai su, faceva sindaco di Sesto. Scusami. E che fosse chiacchierato in Gran Bretagna, diceva prima Cappato. In Gran Bretagna è un problema chiacchierato giuridicamente.
era nella segreteria politica del PD, però non era uno di secondo. Per farvi capire perché il problema è quello del sistema politico, della partitocrazia, poi anche parliamo di Rai Media, eccetera, ma comunque in Gran Bretagna un parlamentare si è dimesso perché aveva comprato una videocassetta porno, non porno, non cambia niente. Ma insomma, non era tanto quello, ma coi soldi. Coi soldi, coi soldi pubblici. Quindi stiamo parlando di una cosa di poche euro, di pochi euro. Perché si è dimesso? Perché era obbligato a dimettersi? No, perché politicamente, in un sistema politico dove la persona risponde della sua faccia davanti ai suoi elettori, alla sua constituency, il suo collegio elettorale, è impossibile, intollerabile. Insomma, in un sistema come quello italiano, dove tu vieni infilato attenzione. Nella lista bloccata... Sì. No, aggiungo che non è solo l'errore di interpretazione può essere che il riferimento agli elettori va bene, ma ogni cinque anni hai voglia di dimenticarsi. Il problema da noi sono gli eletti che si sgomitano e dicono io sono più furbo di te e si fa gara tra eletti. Certo, no, ma io stavo finendo. La lista bloccata o la preferenza, che cosa significa? Che il potere è del partito. Poi all'interno del partito c'è la guerra sulle preferenze o chi va primo in lista, secondo in lista, eccetera. È la differenza tra i sistemi proporzionali all'italiana e un sistema anglosassone dove possono succedere gli scandali. In America succedono, in Gran Bretagna succedono, ma le persone rispondono di quello che fanno davanti agli elettori ed è non a caso l'unico sistema che nessuno sembra volere nel dibattito attuale sul sistema elettorale e che invece i cittadini, gli stessi che avevate votato contro il finanziamento pubblico ai partiti, avevate votato per il maggioritario e non è un caso che è stato abolito dal Porcellum, da tutta quella roba. Per mandare la pubblicità, poi torniamo in diretta tra poco. Volevo aggiungere sulla questione sistema sesto, perché poi non si riflette, si ragiona in ipotesi, no, o su ciò che verrà, ma l'area in questione, che è questa qua, è ancora così, Cioè, 20 anni di presunte tangenti, giro di denaro, io che olio il tal politico, quell'altro che mi aiuta e io do la spintarella a te e tu della bustarella a me. La soluzione è un'area dove ancora lì chissà quanti veleni ci sono ed è uno scempio a due passi da Milano. E meno male che è ancora così. Nel senso che infatti, altrimenti ci sarebbe Santa Giulia con i palazzi e la bonificazione. Credo che manchi il pezzo davanti. Credo che manchi l'inquadratura del pezzo davanti al centro commerciale del Vulcano. Sì, ci sarà, perché è una sono emersi dei... delle casette, delle villette a schiera di 11 piani, uno ridosso ci dell'altro, sono più avanti, sì? Enormi alveari. No, lo dico nel senso che... No, l'area è stata approvata. Però è così. Magari il piano però è stato approvato. Il problema è un altro. Poi, il problema è che nel frattempo sono sorti dei casermoni giganteschi, perché ci purtroppo sono quelli, accusa poi in altri comuni magari di cementificazione le giunte quando è in minoranza. A Sesto San Giovanni invito a fare un giro, come magari in alcune zone di Cinisello Balsamo, lì, proprio in quella zona lì, davanti, scusate, no, senza voler fare pubblicità, ma per individuare l'area dove è sorto il centro commerciale, davanti ci sono 4 o 5 palazzi, uno ridosso all'altro di 11 piani. Poca cosa piani. Rispetto al complesso, però insomma, come dire, il sistema tangentizio accidenti. Porta, tra l'altro, oltre che al presunto malaffare, a questa roba qua. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Cristina e chiamo da Seregno. Buongiorno a lei. Benvenuta. E a voi. Benvenuta, prego. Io, Penati del PD, poi c'è il PDL, poi ci sono tutti gli altri partiti. Comunque non c'è un partito di destra o di sinistra che ci si può affidare. In questo caso stiamo parlando di Penati. Io, guarda, sarei felicissima di dirlo proprio in faccia, sperando che ascolti questa trasmissione. Si deve dimettere. Secondo lei Penati si deve dimettere? Certo che si deve dimettere. Chiunque sbaglia, chiunque ruba, chiunque deve dimettersi subito. E non devono farle. Però lui dice che è innocente, quindi siamo a... Innocente, no? Infatti anche questo volevo dire, ci saranno gli inquirenti, quelli che si occuperanno di questa storia e andranno a fondo. Quando andranno a fondo,
poi scopriremo che effettivamente c'entra un qualcosa, dopo però si dovrà dimettere, perché tutti dicono che non si dimettono. Beh, quello sì, allora sono d'accordo con lei, non è che tutte le indagini portano a colpevolezza, però, perché se no... Anch'io, infatti. Se posso dire una cosina, il più antico partito italiano, per fortuna, non perché ci sia una superiorità morale o perché ci siamo dati un po' di regole di trasparenza, ma il Partito Radicale è mai... un indagato, un inquisito, anzi sì, non è, attenzione a esporre quel trofeo lì, perché poi pronti via si viene smentito. No, io ripeto, facevano anche i grillini. Beh sì, per un conto è farlo perché ci sei da 2 anni e un conto se ci sei certo, da 60. Dopodiché io ripeto, noi non siamo moralmente migliori o più onesti, ci siamo dati delle regole di pubblicazione ossessiva della nostra vita che ci ha aiutato, ci ha fatto avere fortuna. Pronto, chi c'è in linea? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Abbassi un po' la TV perché se no ci fa eco. Dica, chi parla? Buongiorno. Abbassi la televisione e ci parli per telefono, forza. Buongiorno. Dica. Sono Alberto da San Vittore. Da San Vittore, ecco. Sì. Non il carcere. Eh? Non il carcere. Eh beh, immagino. Senta un po', io sto sentendo una vostra trasmissione, no? Sì. Mi meraviglia una cosa, che a Milano non è ancora ripristinato il binario 21, perché tutti quelli che rubano sono mandati in Germania alle camere a gas. La Peppa, eh no, va bene, dai. E poi cosa facciamo? Mettiamo l'esploratore fanno la corrente per l'Enel. Va bene, grazie della telefonata, che non ha arricchito il dibattito, però qualcuno arricchisce, qualcuno no. Iezzi, come chiudiamo questa chiacchiera? Se posso dire una cosa da giornalista, ma io credo che anche come noi siamo abituati ad affrontare questi problemi, non è che portino granché chiarezza, perché oggi sui giornali, in TV si mischiano argomenti. Penati è un certo tipo di questione, Fiorito è un'altra. Fiorito per esempio ha a che fare con un finanziamento pubblico dei partiti, non solo a livello di Roma ma anche a livello del territorio, che andrebbe cancellato. Il caso di Penati o altri casi di cui si discute hanno a che fare con ruberie. Il mettere tutto insieme però è sbagliato, perché se il finanziamento pubblico è una cosa che si potrebbe risolvere se i partiti solamente lo volessero, e ne abbiamo avuto l'occasione qualche settimana fa quando a Roma si discuteva del finanziamento pubblico dei partiti e noi avevamo proposto di cancellarlo, si sono limitati a ridurlo un po', cappato. Noi l'avevamo proposto di cancellarlo. Sì, però, noi 20 anni fa, però adesso anche E siamo arrivati dopo, però l'abbiamo fatto e anche i tuoi alleati hanno votato contro. Sì, no, i radicali in Parlamento anche, no. No, gli alleati dei radicali in Parlamento, quelli grazie ai quali voi siete entrati, hanno votato no. Hanno votato no, si sono limitati a ridurlo un pochettino. Quindi, volendo, su quel tema si può intervenire. Sul tema dei furti, vabbè, lì bisogna indagare, indagano, vediamo cosa salta. Cioè, noi stiamo creando un polverone che poi va comunque a influire su quell'odio che c'è nei confronti della politica, però non è che noi lo stiamo creando, cioè se questi signori invece che fare la festa con il maiale, noi dobbiamo precisare, infatti noi dobbiamo precisare, noi dobbiamo precisare e anche non confondere regione con regione, perché tu prima facevi un discorso le ambasciate all'estero, cioè non è che tutte le regioni sono sono uguali, cioè ci sono regioni dove magari si registrano dei furti ma che comunque sono virtuose e i soldi non li buttano fuori dalla finestra. Non lo so, ci sono altre regioni. Domani scopriamo quante ne ha. Ci sono altre regioni che i soldi li buttano fuori dalla finestra. Abbiamo finito il tempo. Voglio rilanciare. Fermi. Voglio rilanciare il sondaggio che è sulla nostra home page. Vi consiglio sempre di guardare telenovo.it con le notizie, il TG Flash che in pochi minuti vi dà tutte le informazioni. Eccolo qua: 3 macro regioni. Cosa pensi dell'idea di Formigoni? Poi domani lo chiudiamo. Ve ne proponiamo un altro, ma fino a domani e anche durante la diretta di domani vi consiglio di votare. Per adesso resta la percentuale maggiore di chi è favorevole a questa ipotesi del voto. Io vi saluto e vi ringrazio, ringrazio e saluto Barberi Scappato, Iezzi, nuovo consigliere comunale, e Ghezzi invece di Monza PDL. Grazie signori e buon pomeriggio. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.